che secondo me noi andiamo meglio con... Ah sì, ci rilassiamo. Un po' di vino prima. Tre piani. Tanto poi guarda, è tanto che non ci facciamo un gin io e te. Bentornati su Wine & Veg, la trasmissione di cucina vegetariana più amata dagli onnivori. Ad aspettarci come sempre ai fornelli c'è la nostra mitica chef Paola Mariani. Ciao a tutti, bentornati. Oh, eccoci qui Paola, vestita di rosso, passione cucina. Rossi anche i capelli, ogni tanto ci provochi con un cambio di look. Sì, un po' camaleontica. Ogni tanto, poco diciamo, non mi sposto mai troppo, però va bene, ogni tanto, la primavera. Ci piace, possiamo definire camaleontica anche la tua cucina che si adatta alle stagioni? Sì, sì, infatti useremo per la primavera, useremo i finocchi, i pomodori secchi, l'aglio, il limone, le noccioline. Ma già stai svelando gli ingredienti. Fermati Paola, noi prima degli ingredienti vogliamo sapere qualcosa e questa volta non si tratta di Mario, però ti salutiamo sempre. Ciao, Ciao Mario, fidanzato di Paola. Ma vogliamo sapere qualcosa di più del tuo ristorante. Sì. Paola ha aperto un fantastico ristorante in centro città a Pescara, dove è possibile degustare le ricette che sveliamo ogni volta in trasmissione qui a Wine & Veg. Certo. E Paola, come sta andando questa attività da imprenditrice anche? Perché tu a gestire un ristorante non è soltanto una questione di cucina, ma prevede ben altro. Sì, per fortuna c'è Mario che si occupa praticamente di tutta la parte della gestione. Io mi occupo più dei piatti e della cucina e sta andando bene, sono molto contenta, io vi aspetto tutti. Quindi, la ricetta di oggi? Si tratta di un piatto di pasta, quindi un primo, con un pesto di finocchi e nocciole e useremo anche pomodori secchi e limone, quindi proprio un sapore delicato e primaverile, quindi di stagione. Le nocciole sono buone, posso dirlo, i pomodori secchi io li adoro, uno dei miei ingredienti preferiti anche nei panini, dico la verità. Sì, bravissimo. E da street food, il pomodoro secco ci sta sempre una favola, ma prima di proseguire con l'indicazione precisa degli ingredienti, manderei un piccolissimo stacco pubblicitario, ci vediamo come sempre tra un pizzico di sale. Hai un'azienda e hai bisogno di un servizio altamente professionale per il tuo business? Scegli le soluzioni WiFiber di Mixup ADSL. Fino a 50 mega di internet su profili standard e possibilità di soluzioni personalizzate a banda illimitata. Contattami allo 085 799 6598. Eccoci di nuovo rientrati nella nostra cucina di Wine & Veg. Paola, prima ho detto che la trasmissione vegetariana preferita era gli onnivori e secondo me è vero, quindi non l'ho detto per scherzare, perché credo veramente che imparare a cucinare bene le verdure, gli ortaggi in generale sia una cosa buona per tutti, anche per chi come me ama qualsiasi tipo di cucina. Certo, sono d'accordissimo con te. E tra l'altro è bellissimo anche sempre ogni volta vedere come organizzi il tagliere con gli ingredienti. Sì. Sono sicura che a casa fa venire
moltissimo, sempre belli colorati. Sono sicura che a casa fa venire voglia di cucinare anche questo, a me come sempre fa venire voglia invece di mangiare. E non ne avevi dubbi. Quindi la nostra accoppiata, ribadisco, è perfetta per questo tipo di trasmissione. Sì. Allora, eravamo rimasti dunque con spiegare quali sono gli ingredienti di questa ricetta. Stiamo sì. preparando gli spaghetti al pesto di finocchi. Esatto. Vai. Allora, gli ingredienti per questa ricetta sono i finocchi, naturalmente, e limone, sia spremuto che la scorza di limone, che può essere a listarelle o grattugiata, e pomodori secchi fatti rinvenire in acqua e aceto, e uno spicchio d'aglio, gli spaghetti, nocciole che andremo a tostare e poi, se vogliamo, anche del basilico. E per agevolarvi, come sempre nella preparazione della ricetta, vi abbiamo preparato una scheda con anche insomma le porzioni, le quantità sì. necessarie per la realizzazione di questo piatto. Vai con la scheda degli spaghetti al pesto di finocchi. Bene, spero che abbiate preso bene appunti per questa ricetta, che sono sicura che sarà buonissima. Sì, vabbè, la speranza vediamo. Perché vediamo che succede poi in bocca. Sì. Però sono molto contenta che ci siano i pomodori secchi, sì. è un ingrediente che io adoro sì, nelle ricette. Tra l'altro è molto versatile. Sì, io lo uso spessissimo, sia nelle ricette più elaborate, ma anche semplicemente nei panini. È molto, molto saporito, quindi si sposa anche con sapori più delicati. Quindi sta sempre bene. E poi è un prodotto tipico pugliese, quindi un procedimento di essiccazione tipica pugliese. Noi siamo sempre, io sono sempre attenta alle tradizioni, quindi a riusare anche prodotti. Bello tipici. Che ci sia anche questo, insomma, questo vento di Puglia sì. Nella ricetta di oggi. Ci avviciniamo verso l'estate, pensare alla Puglia fa pensare sempre anche all'estate, al mare. Il pomodoro secco, io ad esempio che amo anche un po' lo street food, quindi sì. il panino, quello con dentro tutto super farcito, non ci faccio mai mancare il pomodoro secco. Bene, dopo questa sviolinata al nostro pomodoro secco pugliese, sentiamo invece che cosa ne pensa la nostra super nutrizionista Lorenza Tiberi di questa ricetta. Ci vediamo tra poco. Come sempre Paola ci sorprende con delle ricette molto innovative. I finocchi, che sono alla base del condimento, sono degli ortaggi con importantissime qualità. Innanzitutto sono diuretici, quindi sono molto indicati per chi soffre di ritenzione idrica. Hanno spiccate proprietà digestive, poiché contrastano i processi fermentativi che avvengono nell'intestino e contribuiscono all'eliminazione dell'aria che si accumula nell'addome, lenendo in tal modo anche i dolori causati da coliche gassose. È indicato in casi di inappetenza, dato che attraverso la secrezione gastrica stimola l'appetito. Una curiosità è che il finocchio altera la funzionalità delle papille gustative, quindi dopo averlo mangiato tutto sembra più buono e più dolce. Una menzione particolare va fatta per le nocciole, che sono utilizzate per la preparazione del pesto. Le nocciole, dopo le mandorle, sono il frutto più ricco in vitamina E e sono una fonte di fitosteroli, che sono sostanze importanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Inoltre contengono soprattutto acido oleico, in grado di innalzare i livelli di colesterolo HDL, altrimenti detto colesterolo buono. Ovviamente le nocciole sono dei semi oleosi, quindi particolarmente ricchi in grassi e con un discreto apporto calorico. Per questo vanno consumate con moderazione. L'unione tra il finocchio, che ha un sapore dolciastro, e le nocciole, che hanno un'aromaticità molto particolare, rendono questo piatto molto invitante e per questo non vedo l'ora di assaggiarlo. Alla prossima! Grazie Lorenza, come sempre ci dai delle indicazioni utili, perché è bello anche sapere che cosa mangiamo, cosa c'è nel piatto. Certo. E Lorenza, prima o poi ti inviteremo qui in trasmissione, sappilo, così vieni ad assaggiare direttamente le ricette. Sì. Intanto il nostro tagliere è pronto, perché sì. stiamo per partire con il procedimento di questi spaghetti al pesto di finocchio. Sì. Allora, vai, prima di tutto affettiamo sottilmente un finocchio.
Allora, quindi Paola, fermiamoci un secondo. Cioè. Dopo aver affettato i finocchi, abbiamo messo quindi a soffriggere l'aglio con l'olio d'oliva. Sì. Hai preso le nocciole, che ci devi fare? Le dobbiamo tostare. Quindi tostare. Qua forse non si vede dalla telecamera, c'è comunque c'è un padellino, eccolo qua. Sì. Padellino antiaderente. Ok. Se si accende la fiamma, magari. Facciamo un'alta temperatura. Vabbè, il fornello. Alta temperatura. Allora, cosa abbiamo fatto fino ad ora? Ripiloghiamo velocemente questa ricetta, vediamo se sono stata attenta, Paola. Sì. Allora, abbiamo soffritto l'aglio? Abbiamo soffritto l'aglio con i finocchi, con un po' d'olio d'oliva. Mm-hmm. Nel frattempo abbiamo anche tostato le nostre nocciole. Nocciole. Abbiamo fatto a pezzettini, a listarelle, i pomodori secchi, abbiamo inserito nel nostro barattolo per essere frullato i pomodori, un po' di nocciole, il succo di un limone, anche un po' di scorza grattugiata e un po' d'olio e un po' d'acqua per rendere la nostra salsa più omogenea. Ecco, ovviamente le nocciole conviene, insomma, consigli di tritarle prima, sì. Non metterle intere, altrimenti... Queste le usiamo anche per metterle sulla pasta, sì. Creare quel crunch. Abbiamo inserito solo poche, sì. Ok, a questo punto non resta che frullare. E buttare la pasta. Buttare la pasta, l'acqua bolle. È in ebollizione, quindi insomma siamo addirittura d'arrivo con la preparazione di questa ricetta. Non resta che vedere quale vino avrà pensato di abbinare con questi spaghetti il nostro sommelier Francesco. La ricetta che abbiamo appena visto è un primo piatto di spaghetti al pesto di finocchi e nocciole, con l'aggiunta di pomodorini secchi tagliati a listarelle e scorze di limone. Un piatto delicatamente saporito, caratterizzato da un'evidente tendenza morbida dovuta alla pasta, ai finocchi e alle nocciole, che ben si abbina alla buona tendenza acida dei pomodori secchi e delle scorze di limone. Magnifico il retrogusto speziato del pepe nero. Un buon abbinamento per questo piatto è un vino fresco, abbastanza morbido e dotato di una discreta intensità e persistenza, come il Trebbiano 420 della Cantina Torri.
Paola, ti ho lasciato ampio spazio di manovra per preparare i tuoi piatti. Sì. Nel frattempo io sono passata al momento preferito, che è quello dell'apertura del vino. Francesco ci ha suggerito un Trebbiano, eccolo qua, della cantina Torre di Torrano Nuovo, un vino biologico. I piatti sono anche pronti. Eccoci qua. Ha un bellissimo colore, ma quindi insomma saprà anche un po' di limone, immagino. Esatto. Ci sono anche le scorzette di limone, sì. Il pomodoro secco, la fogliolina di basilico, quanto profuma. Molto fresco. E le nocciole. Sì. Mamma mia, sembra molto invitante. Vi saprò dire, cari amici di Wine & Veg, se decidete di rifare questa ricetta, mi raccomando, mandateci una foto. Fate vedere che cosa combinate nelle vostre cucine. Cin. Cin. Paola, è buonissimo. Ma questo ristorante lo fai? Sì, l'ho fatto una volta a pranzo. Davvero? Sì, sì. Ogni giorno cambio il primo. Ah, ma perché è aperto anche a pranzo? Sì, sì, come no. Ti piace? Buona. Oh, che bello, sono contenta. Tesoro, è buonissimo. La pasta con i finocchi.